start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Miniland Adventure, un gioco che esce il 10 di aprile. Non so dirvi ancora il prezzo perché lo sto giocando in anteprima, già in versione 1.0 però. È molto curioso come titolo, è un gioco in pixel grafica, una sorta di Minecraft con visione dall'alto, insomma, del nostro personaggio. Non è originale, nel senso che non è unico in questo genere, ma c'è un'importante aggiunta. Saremo noi a creare il mondo. Allora, intanto ve lo faccio vedere. Creo il mondo, sopravvivenza o creativa, io faccio sopravvivenza, difficoltà normale. Poi si può giocare anche senza mostri, o facile o difficile. Lo creiamo e vi faccio vedere. Partiremo da un frammento di terra davvero piccolissimo. E in alto potete vedere che il giorno passa. La peculiarità di questo titolo è che al momento, vabbè, abbiamo, semplicemente premendo tab, vedete il crafting manuale, abbiamo una pietra affilata con cui potremmo rompere qualsiasi cosa, un innaffiatoio, dei ravanelli da mangiare per poter non morire di fame, perché qua potete vedere che in basso c'è la sete e la fame. Ma la peculiarità, vabbè, intanto vi faccio vedere che iniziamo a spostare la roba a distruggere la roba, vedete, ho preso dei sassi, abbiamo una pecora. Io calcolate che la prima volta ho finito in un'isola così con 4 pecore, quindi vabbè, premendo spazio inizia la peculiarità di questo titolo, nel senso che ogni mattina di ogni giorno avremo delle carte che ci saranno date di un nuovo bioma. Possiamo espanderlo creandoci la nostra isola, il nostro continente. In questo caso vado a fare una cosa del genere e dopodiché ci rimane la roccia, e la roccia la piazzo qui. Ok, con queste basi, primo spazio, torniamo nella modalità di costruzione, inizieremo a creare tutto quello che serve. Quindi a questo punto iniziamo ad abbattere degli alberi. Questa pietra qui al centro dell'isola, non so cosa sia, ma dovrebbe essere il punto di respawn. Calcolate che ci sono anche i mondi sotterranei, quindi potremmo craftare una scala e andare a vedere che cosa c'è sotto. La notte attaccano i mostri, dovremmo fare le armi, e vi faccio vedere adesso che iniziamo a creare il nostro tavolo da lavoro. Ci servono delle assi, facciamo delle assi, facciamo anche dei bacchetti, così creiamo il banco da lavoro. Il banco da lavoro l'abbiamo creato, clicco una volta, lo porto su in modo che mi compaia nella barra veloce e lo posiziono qua. Cliccando con il destro avviamo la creazione del crafting manuale o la creazione grazie al tavolo da lavoro. Col tavolo da lavoro possiamo creare una scala. Tra l'altro la corda non ce l'ho, devo trovare il modo di averla. Possiamo fare il tavolo degli strumenti da falegname, da mobili, la fornace, distributore d'acqua, che è molto interessante, ma mi chiede questo, che è un blocco di ghiaccio che non ho, tra l'altro. Mi servirebbe molto. Dovremmo trovare un bioma di ghiaccio. E l'irrigatore, la trappola di lava, la bomba e il jack-o'-lantern. Ok, vabbè. Allora, iniziamo con il tavolo degli strumenti, che è molto utile. Quindi facciamo subito delle assi e dei bacchettini. Ok, tavolo degli strumenti, no, non ho abbastanza assi. Ok, adesso sì, tavolo degli strumenti, che è molto utile perché possiamo andare a, lo metto qui, vedete che c'è, vabbè, degli strumenti appesi, perché posso creare l'ascia di pietra e il piccone di pietra, la spada e la lancia, molto interessanti. Ora prendiamo il sasso che abbiamo, andiamo a farci un po' di pietra. Ci sono dei sassi qui. Poi è un gioco completamente dai toni rilassati, a parte il discorso dell'attacco dei mostri e appunto l'esplorazione. Ma potremmo fare davvero qualsiasi cosa, potremmo costruire anche una casa e troveremo nel mondo dei goblin con cui potremo commerciare per ottenere degli oggetti unici. Quindi questo è molto importante. Ci servono dei bacchettini, li facciamo. Ah, mannaggia, no, devo battere degli alberi. Devo fare molta attenzione perché gli alberi ricrescono, ma molto lentamente. Dovrei più che altro piantare le ghiande dopo aver abbattuto gli alberi, in modo da
farli ricrescere. Non so quanto tempo però ci mettano a ricrescere. Comunque, adesso andiamo con abbastanza con parsimonia. Vediamo se riesco a piantare le ghiande. Ok, li mettiamo qua, gli alberelli, in modo che ampliamo la nostra foresta. Ok, infatti fuori tutti. Vediamo adesso se riusciamo allora a fare delle assi, dei bacchetti. Facciamo il piccone e l'accetta. Ok, adesso l'accetta la metto qui, il piccone lo metto qui. Vediamo se riusciamo a fare anche la spada. Sì, ravanelli li mangiamo dopo. La lancia no, il secchio credo non sia acqua potabile, però proviamo. Ci mancano due di pietra. Prendo il piccone e inizio a lavorare. 3. Possiamo farlo. Possiamo farlo. No, perché? Perché mi serve pietra. Pietra. Però lì mi chiede della pietra di un altro tipo. Del tipo del lingotto. Quindi vediamo se riusciamo al tavolo, non qui ma qui, a fare la fornace. 12 me ne servono. Ok, dai, continuiamo che... È un must la fornace. Ovviamente una volta che abbiamo esaurito le risorse dobbiamo aspettare il mattino e andare nuovamente a posizionare i nuovi blocchi che ci vengono dati. Adesso metto la fornace, dovremmo avere sufficienti materiali, sì, direi di sì. Facciamo, no, non qui ma qui, facciamo la fornace se la trovo, eccola qui. E la posiziono subito in modo che... Questo cos'è? Una tazza. Ok, allora la fornace la metto qui. Ok, cliccando col destro possiamo andare a creare secchio d'acqua. Ah, con il fuoco. Ok, qua abbiamo il carbone dalla legna, possiamo fare. Ok, quindi praticamente fuel, possiamo metterci dentro del legno. Quindi io posso prendere del legno e metterlo... No, posso sceglierlo io volta per volta il legno, ok? E posso creare del carbone dalla legna, ok? Secchio d'acqua. Ah, ok, acqua potabile. Dobbiamo avere fuoco 3. Quindi abbiamo creato del carbone. E ora qui ci viene mostrato cosa vogliamo fare. Allora, proviamo a fare una cosa. Allora, io prendo il... Vediamo se riesco a fondere le pietre. La pietra, sì, questa. Materiali insufficienti. Mi serve... Ah no, mi serve quella roba lì, tipo dell'argilla, credo. Quindi non posso fare secchio. Vediamo se riesco a tazza d'acqua. No. Tazza, ce l'ho. L'innaffiatoio, ce l'ho. Oh, vabbè, intanto... Vediamo se posso interagire, perché questa è una meccanica che io non ho onestamente ancora capito. Abbiamo anche l'innaffiatoio qui. Vediamo se interagendo con questo... Ok, l'ho riempita. E l'innaffiatoio... Beh, posso berla? Acqua salata, mannaggia! Vediamo se posso fare con la tazza. Ok, 3 di fuoco, quindi 3, perfetto. E mi creo la tazza da bere. Perfetto, molto bene. Ho la tazza e posso bere. Adesso vedete che risalirà. Ok. Mentre l'innaffiatoio non è pieno minimamente. Devo capire come riempirlo. Vabbè, io posso prendere i ravanelli e piantarli in giro per la mappa. Quindi magari li metto qui, nell'angolino. E vedete che mi segna che devo bagnarli. Quindi vediamo se posso bagnarli. Sì. Ma lo bagno con acqua normale. Dovrei cuocere dell'altra acqua e riempire l'innaffiatoio. Oh, non lo so, perché qua non mi dice che sono... Dice che bagnato. No. Solo qua me lo fa fare, qua no. Vabbè.
Qua cresceranno, spero. Sì, sta già crescendo qualcosina. Sì, sono tutti bagnati. Perfetto, perfetto. No, questo probabilmente è uso illimitato, non c'entra quello. Gli altri ravanelli li mangio. Quindi, ah no, l'ho piantato. Vabbè, ne mangio uno, ne mangio due. Li ho finiti, però, al momento, tant'è. Devo capire se c'è la durability agli oggetti, ma penso proprio di sì. Uso l'accetta e libero un po' di terreno. Con le pecore, invece... ad uno dei mostri per il giorno 4, ok, il giorno 4 arriveranno i mostri. Ora, vorrei creare i mobili per capire se posso dormire, quindi io adesso vado sul tavolino della creazione dei mobili, 4 assi, me le faccio, perché ci sono vari tipi di assi, di vari colori, mobili, 4 assi, ne ho 5, mi mancano delle pietre, quindi prendo questo e vado a... adesso, sì, vediamo se posso bagnare anche questo, che ok, bagnato. Adesso andiamo qua e facciamo quel famoso tavolo da mobili, perfetto, lo posiziono, lo prendo, lo metto qui, il tavolo da mobili lo metto qui, vediamo se posso, sì, vediamo, voglio fare il letto mi chiede la lana, merda, e come faccio io a fare la lana, mannaggia, dovrei fare... questo è il tavolo degli strumenti, vedere se posso fare qualcosa per tagliare la lana, piccone di pietra, ascia di pietra, vabbè, vediamo se con la spada, mi spiace, ma lana 5, perfetto, mi spiace molto, ma era necessario. Allora, tavolo dei mobili, lana 6 e abbiamo lana 5, quindi niente, dobbiamo fare un po' di assi e prendere della lana ancora, quindi mi spiace davvero tanto, forse devo farle riprodurre prima, ma va bene, lana ne abbiamo e il letto lo possiamo fare, credo. Assi 6 non ne abbiamo, ma insufficienti. Allora, scusate, abbiamo, ah, però non è lana, è... filato di lana, ok, abbiamo fatto un filato di lana, vediamo quanti riusciamo a farne, 5, perfetto, me ne servono 6, quindi niente, anche l'ultima pecora dovrà seguire il destino delle altre, purtroppo. Perfetto, facciamo un altro filato di lana, tac, e il letto lo possiamo fare. Ora piazziamo il letto qui, lo mettiamo qui, qui in fondo, qui, vabbè, sì, e andiamo a dormire, e quindi la notte passa rapidamente, perfetto. Ora il gioco non è finito, perché a breve, adesso torno a dormire, no, a breve, tra pochissimo, mi verranno date, eccoli qui che arrivano, mi hanno dato delle altre cose interessanti, perché posso fare finalmente il generatore d'acqua usando il ghiaccio, quindi posso andare a piazzare i generatori di ghiaccio. Ah, ho scelto, quindi praticamente io adesso sono un bambo, perché non ho altro, ho scelto quella deriva, diciamo, ghiacciata, tra tutti gli altri. Ho fatto troppo veloce, vabbè. Però, vabbè, almeno abbiamo un po' d'acqua. Dovremmo andare avanti un altro giorno così, senza... speriamo di poter... vabbè. Un bioma che stacca un pochino così, un po' bruscamente, però... questo cos'è? Roccia? Pietra e neve. Perfetto, e qua possiamo andare a creare il ghiaccio. Al giorno 4 ricordo che arriveranno i mostri, quindi dovremo farci trovare pronti. Ora, prima di concludere, voglio provare a fare, anche perché il legno scarseggia un pochino. Allora, il tavolo da falegname ci manca, distributore d'acqua, vabbè, dobbiamo fare sì il tavolo da falegname. Quindi 6 l'abbiamo, le assi le abbiamo, credo. Assi no, ce ne mancano ancora, perfetto, possiamo fare il tavolo da falegname, ci mancano i bacchettini, perfetto, vedete che vengono evidenziati quelli che possiamo fare. Tavolo da falegname fatto, lo porto su e lo andiamo a piazzare. Il tavolo da falegname lo metto qui, va bene, questo è quello che potete fare con il tavolo da falegname. Quindi a questo punto iniziamo a mettere le basi per una casa, quindi iniziamo ad abbattere gli alberi qua, soprattutto questi,
che magari una casettina la piazzo qui e ci metto dentro il letto. Poi vedete, il gioco è simpatico, assolutamente simpatico. Non so dirvi il prezzo, quindi non potrei... Però sembra anche piuttosto profondo. Adesso io voglio farvi vedere una cosa. Adesso io faccio un po' di assi, inizio a mettere giù le pareti. Poi vi faccio vedere una cosa interessante all'interno del tutorial, perché è davvero curioso come tutorial, molto particolare. Vedete qua, potete mettere la porta, le pareti. Faccio altri assi. Faccio altre pareti. Qua ci sono dei muri standard. Ah no, qua è pavimento. Mannaggia. Vabbè, tanto lo facciamo subito. Tanto non è un gran problema. Ok. Allora, adesso è un po' scomoda questa cosa del posizionamento delle cose, ma vabbè. Allora, iniziamo a mettere il pavimento. Il pavimento lo iniziamo a mettere qui. No, ho fatto sui ravanelli, no, vabbè. Ok, adesso sì. Posso mettere. Posso toglierlo da qua, perché... Ok, grazie. Allora, vediamo il muro come funziona. Allora, mettiamo il muro qui. No, qui. Sì, qua sì, si può mettere. Lì no. Io voglio tirarlo su questo, perché... Ok, non mi interessa. Uno. Vediamo se... Uno... Ho finito. La porta. Vediamo com'è la porta. È tutto miniaturizzato fin troppo, perché ho fatto proprio le cose contate. Vedete, io adesso metto la porta qui. E la porta poi la posso aprire normalmente. Poi, vabbè, da qua posso uscire, ma la finirò a breve. E qua possiamo metterci dentro le cose, insomma, andare avanti. Ora, salvando la partita, torno al menu e vi faccio vedere che il tutorial è composto in modo un po' particolare. Perché si potrà anche cavalcare. Ci sono le selle da fare. E il tutorial è fondamentalmente questa città che ci permette di capire come funziona l'espansione. Quindi dice: prendi questo e prova ad espandere. Infatti vedete che abbiamo espanso con questa modalità, con lo spazio, creando questa zona, arrivando qua. Ogni mattina potrai, ok, espandere. Poi ci spiega anche le basi del combattimento, cioè ci fa prendere delle armi e uccidere i lama. Qua abbiamo gli aiuti e gli achievement, perché c'è anche modo di vedere con il tasto H gli achievement che abbiamo raggiunto, e col tasto T abbiamo una interessante guida che ci mostra un pochino le basi del gioco. Mentre dovrebbe esserci una stanza, beh, questo ci dà spiegazione su quello che abbiamo visto prima? No, sono le basi. Allora abbiamo qua la spiegazione per quanto riguarda la fusione dei metalli, quello che abbiamo già visto, mentre dovrebbe esserci in giro anche la possibilità di cavalcare, ma soprattutto di vedere tutto il discorso dell'allevamento, di come funziona l'allevamento del bestiame. Ma la cosa che volevo farvi vedere è questa. Allora, intanto qua va avanti veramente tanto, facendoci vedere com'è il goblin con cui si può commerciare. Praticamente dobbiamo dargli delle cose, lui ci paga, insomma, e poi ci permetterà di acquistare degli oggetti in base alla soddisfazione che lui raggiunge. Quindi di base ci venderà questo, ci acquisterà questo, andando avanti poi con la soddisfazione alta potrebbe darci dell'ossidiana, e questo è interessante come meccanica. Mentre invece il sottosuolo è questo. Praticamente dice posizionare le scale, interagire e andare nel sottosuolo. Il sottosuolo è questo, dove ci sono mostri, c'è un po' di tutto. Noi non siamo attualmente armati, ma poi possiamo andare a scavare, insomma, esplorando e trovando mostri e tesori anche nel sottosuolo. Guardate anche i biomi, la fauna che si trova nelle varie location. Il gioco è senz'altro intrigante. L'unico dubbio che ho è quanto costerà, perché quello non ve lo so ancora dire. Questo cos'è? Oggetti diversi, hanno bisogno di strumenti diversi per essere distrutti. Ok, ci danno i vari, la lascia di pietra, insomma, e altre cose. Qua abbiamo degli oggetti da distruggere, e qua invece abbiamo alcuni oggetti possibili di interagire con lo strumento giusto in mano. Abbiamo il pennello. Perché il pennello? Praticamente col pennello possiamo andare a colorare. Interessante. Mentre qui, o con alcuni animali. Ah, possiamo colorare? No, non è possibile. No, dobbiamo aprire questo, non usare il pennello. Ok, il lazzo, interessante, e
La sella. Allora, vediamo un po'. Se uso il lazzo, ok, me lo porto in giro. Se uso la sella, invece, lo sello e ci vado in giro. Mamma mia, se ci si muove velocemente. Ho sbloccato anche l'obiettivo Alpaca Rider. Molto bene, molto bene. Si va in giro così. Molto interessante. Molto, molto interessante. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo Miniland Adventure. E alla prossima. Ciao, ciao.